ci vede l'uomo a dire vediamo con atteggiamento di fede, chiedo un attimo di silenzio, con atteggiamento di fede quello che fa parte della tradizione. Le tradizioni non servono solo per fare folklore, ma chi si mette a guardare e chi si mette a correre è perché dentro al cuore porta qualche bisogno, dentro al cuore porta qualche necessità. E allora anche se c'è l'aspetto esteriore, deve essere il cuore, deve essere l'anima che corre dietro a San Biagio per incontrare il Signore. Viviamolo così, con un grande atteggiamento di fede, quello che i nostri padri ci hanno lasciato. Quando c'era la semplicità della fede, quando non si andava dietro a tanti aspetti esteriori. Quindi viviamolo così, con fede, con festa, per tornare alle nostre case rinnovati e ringraziare San Biagio perché ci ha insegnato e ci continua a chiedere con forza e con insistenza che noi dobbiamo diventare santi. Questo deve essere il progetto della nostra vita, diventare santi. E la santità non è fare miracoli, ma vivere nell'amore. Con il fratello che ho accanto, con la persona vicina, vivere nella carità, vivere nella semplicità. E allora viviamo questi tre tradizionali tre giri, dove i portatori con grande abilità faranno, come dicevo e ripeto tante volte, quasi volare questa statua. Portiamo dietro a San Biagio il nostro cuore, portiamo dietro a San Biagio tutte le nostre intenzioni. Finiti i tre giri, San Biagio ci darà un segno della sua benedizione e della presenza di Dio. E viva San Biagio! Thank you.